Ancora una buona domenica, bentornati da Speciale News Web 24. A partire dal 15 giugno i voli internazionali, compresi quelli italiani, saranno ammessi ad Atene e Salonicco, ma se dovessero arrivare dalle regioni ad alto rischio potrebbe essere una sorta di autoquarantena per una settimana per chi è negativo e per chi è positivo addirittura 14 giorni. Esplode la rabbia dei governatori, quello del Veneto Zaia dice: la Grecia che ci mette al bando mi pare allucinante. Sono i nostri turisti che vanno lì, sappiano che non ci vedono più. Ha rincarato la dose anche l'assessore regionale al turismo dell'Emilia-Romagna, dicendo: i greci non sono ben informati della nostra situazione sanitaria e non accettiamo di essere considerati degli untori. Si avvicina la sesta notte di proteste negli Stati Uniti dopo la morte di un afroamericano ad opera di 4 agenti di polizia. A New York sono state arrestate 345 persone, mentre il bilancio delle vittime è aumentato. A Jacksonville un agente è stato pugnalato ed è attualmente in ospedale. Il corpo di un uomo è stato trovato vicino a un'auto bruciata a Minneapolis. 3 persone ferite da colpi di arma da fuoco, mentre una è morta nelle proteste del centro di Indianapolis. Trump promette la mano dura, ma la situazione è davvero critica. Secondo la Casa Bianca, tra gli agenti di polizia ci sono poche mele marce. Inizia la fase 2 anche per la biblioteca Lamagna Capitana di Foggia, con importanti novità in ambito letterario. Dalila Campanile, TG Blu.